corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica e energia aeronautica, è l'unico in Italia a offrire questo tipo di specializzazioni. Al secondo anno gli studenti possono scegliere fra tre curricula, che sono quello in aeronautica, macchine e sistemi per l'energia e energetica e impianti termotecnici. Le attività di lezione sono affiancate attività di laboratorio, dove gli studenti possono prendere parte attiva alle attività di ricerca che vengono fatte nei laboratori, i quali sono finanziati mediante partnership col mondo industriale. In particolare esistono laboratori che nascono a collaborazione con General Electric, AVIO, Rolls-Royce e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel laboratorio in cui lavoro io studiamo, mediante tecniche di misura avanzate, come ridurre le perdite su componenti per applicazione aeronautica al fine di renderli più performanti e meno inquinanti. Sto frequentando il secondo anno di questa magistrale e l'ho scelto principalmente per tre motivi. Il primo è perché è multidisciplinare, in quanto prepara lo studente in diversi ambiti della meccanica, quali le turbomacchine, i motori a combustione interna, i sistemi energetici e impianti termotecnici. Il secondo perché offre un elevato livello di qualificazione, siccome fornisce basi solide sulle competenze richieste in ciascun ambito. E il terzo per passione personale, in quanto io ho scelto il curriculum di aeronautica e sono rimasta soddisfatta dei corsi fino ad ora frequentati. Inoltre, durante il percorso si ha l'opportunità di svolgere attività di laboratorio e di poter collaborare con aziende e diverse sedi universitarie all'estero, che è un fattore fondamentale per gli studenti che vogliono interfacciarsi con il mondo del lavoro e della ricerca. Il curriculum energetica ed impianti termotecnici mi ha consentito di acquisire nuove conoscenze sulle più importanti fonti energetiche, con un focus particolare sulle fonti rinnovabili e relativi impianti, di approfondire le questioni correlate all'energia nucleare per fusione, oltre che per fissione, di comprendere l'importanza dei criteri e dei principi termodinamici alla base dell'ottimizzazione ingegneristica dei dispositivi e dei processi tecnici industriali. Grazie alla collaborazione con il mondo industriale è possibile svolgere periodi di tirocinio e periodi di ricerca all'estero presso aziende o altri atenei. Inoltre, circa il 30% degli studenti dell'università partecipa al programma Erasmus. Io stesso ne ho preso parte e è stata un'esperienza decisamente positiva.